Pace, grazie, buongiorno a tutti. Sono a Milano, a casa di amici. Un amico di cui non faremo il nome mi ha detto diversi predicatori, alcuni dei quali tu conosci bene, dicono che la chiesa locale non serve più, che non c'è più bisogno del pastore, soprattutto se viene pagato, e che si può benissimo lodare il Signore a casa senza dover andare nella chiesa. Cosa ne pensi? Ok, caro amico di cui non faremo il nome, so esattamente di cosa parli e desideravo proprio fare un video su questo, quindi grazie per la tua domanda. Lasciami rispondere un'osservazione alla volta. 1. Questi predicatori di cui parli dicono che la chiesa locale non serve più. Cosa ne penso? Penso che se non ci fossero più chiese locali, questi predicatori non avrebbero più dove andare a predicare. No, la chiesa locale è vitale all'esistenza del cristianesimo, in quanto rappresenta l'assemblea dei figli di Dio, la sua famiglia. La parola greca usata per chiesa è ecclesia, che è un compendio di due parole, ek, che significa un punto da dove un'azione o un movimento scaturisce in spazio, tempo o motivazione, e kaleo, che vuol dire semplicemente chiamare. Quindi una traduzione letterale della parola chiesa potrebbe essere l'assemblea di tutti quelli chiamati ad uscire. Uscire da cosa? Beh, chiaramente uscire dal mondo dei pagani, uscire dall'assemblea dei non credenti. Ma se si è chiamati ad uscire da qualcosa, si è indubbiamente anche chiamati ad entrare in qualche altra cosa. Quindi si esce dal mondo per entrare nella chiesa, l'assemblea dei credenti, la famiglia di Dio. La tua appartenenza alla chiesa non è definita dalla tua firma su un formulario, ma dalla tua rinascita, da un mondo di tenebra ad un altro di luce. Tu appartieni alla chiesa come tu appartieni ad una famiglia, stesso concetto. Nasci nella tua famiglia, e fra parentesi, o ci vieni legalmente adottato, e nasci di nuovo nella chiesa. E sorpresa, come non ti puoi scegliere i membri della famiglia dove nasci, ugualmente non ti puoi scegliere i membri della famiglia in cui nasci di nuovo. Non ho qui lo spazio per trattare questo meraviglioso concetto a fondo, ma il profeta Isaia dice che ci sarà una sposa che verrà sposata dai suoi figli, che sarà la gioia del suo Dio. Ripeto, non ho tempo qui, ma profeticamente parlando, Isaia si riferiva proprio alla Chiesa. Perché? Perché dice al versetto 2 del capitolo 62: allora i gentili vedranno la tua rettitudine, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronuncerà. In Matteo 16, versetto 18, il Signore dichiara proprio quel nome profetizzato da Isaia per la prima volta nelle Scritture, quando dice a Pietro: su questa roccia, la roccia della tua dichiarazione sulla mia identità di figlio dell'uomo e di figlio di Dio, io edificherò la mia ecclesia, la mia chiesa, tutti i figli dell'uomo che sono diventati figli di Dio attraverso la mia opera, il Messia, ne faranno parte. La chiesa non è un'aderenza, un'affiliazione, un'iscrizione. La chiesa è un'identità, l'identità di figlio. Ok, adesso vediamo cosa dice la Bibbia di come si radunavano i credenti all'inizio. Atti 2, 44-47 dalla Bibbia della Gioia. I credenti vivevano insieme e tenevano tutto in comune. Dopo aver venduto ciò che possedevano, lo dividevano con gli altri secondo le necessità di ciascuno. Ogni giorno, tutti insieme, andavano al Tempio, poi, per spezzare il pane, si incontravano nelle case a piccoli gruppi e mangiavano insieme, con grande gioia e gratitudine, lodando Dio. Da questi pochi versetti possiamo vedere come una chiesa dovrebbe funzionare. Prima di tutto deve essere una famiglia, un'entità locale, e non una denominazione in posti diversi. Una famiglia dove i credenti vivono insieme, nel senso di essere amici, farsi una pizza in gruppo, conoscersi intimamente, ridere, piangere insieme, dividersi un piatto di spaghetti e sopperire alle necessità gli uni degli altri. Secondo, sì, c'erano piccoli gruppi che si incontravano in casa per mangiare insieme cibo spirituale e non, ma regolarmente questi piccoli gruppi si ritrovavano nel Tempio per lodare il Signore tutti insieme. Il nucleo familiare, che è essenziale all'esistenza della Chiesa, rimaneva intatto, pur ritrovandosi nel mezzo di comunità molto numerose. Questo concetto diventa molto difficile, se non impossibile, il momento che si vuole creare un gruppo di chiese tutto uguali, una piramide con una persona in cima che comanda il tutto.
una serie di assemblee clonate dalla sede centrale, una denominazione, un marchio. Si impone un'etichetta da portare, una dottrina da seguire o una gerarchia da ubbidire e si va a finire con un'associazione a responsabilità limitata, proprio come avviene nelle denominazioni evangeliche e non, che sembrano prevalere nella Chiesa di oggi. Non è più una famiglia, è una corporazione, non è più un'appartenenza con libera scelta, è un'iscrizione controllata con precise regole imposte. Non è più una partecipazione di tutti, è una selezione dei pochi. Quindi sì, la Chiesa locale è vitale all'esistenza del cristianesimo, ma non la denominazione. La Chiesa locale è inclusiva, la denominazione è esclusiva. La Chiesa locale è variegata, la denominazione è monocromatica. La Chiesa locale è imperfetta, lo sa benissimo. La denominazione si mette una maschera per apparire perfetta e allettante agli occhi del mondo. E sapete una cosa? Alla base di tutto c'è proprio il concetto della grazia. Perché la Chiesa locale, come dovrebbe essere, abbraccia per natura la grazia che, pur aiutando, disciplinando e discepolando, lascia liberi i suoi membri di seguire la guida dello Spirito Santo dentro di loro, mentre la denominazione impone regole, normative e dottrine dettate dall'alto per controllare e manipolare tutti quelli che ne fanno parte. Per concludere, la Chiesa locale è una famiglia di cui godere, un ristorante dove rifocillarsi, una clinica per ammalati, una scuola per imparare, una fonte d'aiuto dove poter contribuire, un distributore di benzina dove fare il pieno per il viaggio che ci aspetta nella settimana a venire, un laboratorio dove mettere alla prova la nostra maturità spirituale con gli altri, un trampolino di lancio per amare il genere umano, il veicolo che Dio ha scelto per riflettere la sua presenza ad un mondo che ha disperatamente bisogno di conoscere la realtà di un Dio d'amore e di grazia. Capisco che tante persone sono state ferite nella Chiesa in genere, ma io sto parlando della Chiesa come la vuole Cristo, non come purtroppo l'ha spesso creata l'uomo. A queste persone dico, leggi il mio libro Il Raduno e vedrai che tutto ciò che devi fare è trovare la famiglia giusta, la tua tribù. Non è facile, ma neanche impossibile. Quindi cosa penso della Chiesa locale? Ebrei 10, 24 e 25. Facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Lo secondo, non c'è più bisogno del pastore, soprattutto se pagato. La prima dichiarazione è tristemente insensata e puerile, in quanto la Bibbia dice chiaramente in Efesini 4, 11, 12, tra parentesi, vedi il mio libro Generali e Soldati, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Sì, il pastore è dato dal capo della Chiesa, non da qualche pseudo apostolo o chi per esso, per aiutare i santi a far crescere la Chiesa. Soprattutto se viene pagato. Ah, ok, quindi quest'uomo deve lavorare tutto il giorno, prendersi cura della famiglia, soddisfare la sua sposa, educare i suoi figli, pastorare una manica di pecore ribelle e talvolta ingrate, preparare messaggi, organizzare i culti, curarsi delle finanze, avanzare la visione, celebrare battesimi, funerali e matrimoni, e deve farlo per niente? Ma tu lo faresti? 1 Timoteo 5, 17 e 18, di nuovo la Bibbia della gioia, i responsabili che fanno bene il proprio lavoro devono essere ricompensati e tenuti in massima considerazione, specialmente quelli che lavorano duramente, insegnando e predicando. Infatti le scritture dicono non mettere la museruola al bue che trebbia, lascia che mangi mentre lavora. Terzo, si può benissimo lodare il Signore a casa nostra senza andare in chiesa. Non è che si può, si deve. Davanti ai figli, con la moglie, sotto la doccia, prima di mangiare, entrando, uscendo. O tu che denunci la chiesa locale e che disprezzi i pastori, lo fai? Il lodare in casa è vitale, ma non preclude assolutamente la partecipazione alla chiesa locale. Anzi, la evidenzia. La prima chiesa locale è a casa tua e la prima responsabilità è la tua famiglia. Ma questo non toglie che hai un'altra responsabilità nella tua chiesa locale. Beh,
Spero di essere stato chiaro in questi pochi minuti. Chiudo con questa scrittura da Ebrei 13, dal 7 al 9. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Quindi, questo è il mio consiglio. Scegli attentamente una chiesa locale, un posto dove ti senti a casa, un'assemblea dove predomina la grazia. Coinvolgiti nella vita della comunità, porta amore e non scontro, gioia e non problemi, armonia e non dissenso, partecipazione e non isolamento, e vedrai che la vera sposa di Cristo è pur sempre una meravigliosa creatura. Amen.